Con l'arrivo della stagione balneare sul lungomare nord di Martinsicuro torna l'ordinanza comunale che stabilisce quel tratto come zona a traffico limitato ed area pedonale. Le attività del posto protestano contro questa ordinanza che arriva proprio nei mesi più intensi della stagione turistica e che ostacolerebbe la ricezione e l'accoglienza dei turisti. Ogni anno ci ripropongono l'isola pedonale, e noi come ristoratori ma anche chi non fa il ristoratore ci siamo opposti a questa cosa perché il turismo non è più come 30 anni fa che non si riusciva a camminare sul lungomare per quante persone c'erano. Oggi le persone non ci sono. Vengono il fine settimana che vengono le persone che scendono dall'interno, si vengono a fare il fine settimana al mare. Poi quest'anno abbiamo una grande novità. Con la legge dell'antiterrorismo della comunità europea sono stati obbligati a mettere dei panettoni in cemento. Questi panettoni in cemento però ce l'hanno messi il giorno 6 luglio e ce li toglieranno il primo di settembre. Quindi sono due mesi che noi abbiamo tutto il lungomare chiuso. Io ho perso molti clienti eh, operai che venivano a pranzo nel mio locale e oggi non ci sono più perché non riescono ad arrivare a lungomare. Io sto perdendo clienti ogni anno sempre per colpa dell'amministrazione perché l'amministrazione è sorda. Non vuole sentire. Non si capisce il motivo per cui devi fare un'isola pedonale in questo punto. L'isola pedonale la può fare benissimo nell'altro pezzo dove la, il lungomare è stretto. E posso capire questo discorso. Ci piacerebbe essere presi in considerazione. Ci piacerebbe poter dire la nostra perché vediamo che le cose così non funzionano. Bisognerebbe puntare più sul decoro di strutture abbandonate anche in prima fila, bisognerebbe mettere una segnaletica appropriata, bisognerebbe ascoltare chi lavora in questi luoghi e chi cerca a fare bene il proprio lavoro.